La cassa integrazione in Italia. A settembre i lavoratori interessati in tutto il paese sono oltre 640.000. Nei primi 8 mesi del 2010 l'INPS ha autorizzato alle aziende italiane l'utilizzo di 826,4 milioni di ore di cassa integrazione, con un aumento del 60,5% rispetto allo stesso periodo del 2009. Finora a Brescia sono state richieste 48 milioni di ore di cassa di CIG. Sono ben 222 i fallimenti di aziende bresciane registrati in questo anno e molte altre stanno per chiudere, specialmente nel manufatturiero in generale e specialmente nel tessile. La disoccupazione, come ha detto prima, è all'11%, senza lavoro un giovane su tre. Ne hanno subito i colpi innanzitutto le aree sociali più deboli, i precari, che hanno perso per primi il lavoro. Un governo che non fa nulla, troppo impegnato a varare leggi a persona. In questi mesi abbiamo assistito spesso Tremonti dire che era necessario scegliere o i diritti o il lavoro. In tanti, sabato 16 ottobre, vi abbiamo dimostrato il contrario, ossia che il lavoro e i diritti non possono essere disgiunti per una ragione fondamentale di giustizia sociale. Nonostante i media si siano adoperati per minimizzare la grande manifestazione, essa è stata una realtà, l'impatto è stato forte e avrà seguito se lascerà il segno. Questa manifestazione è stata bella, partecipata, colorata, pacifica, imponente e dirompente e ha dimostrato che ci siamo, che contiamo, che vogliamo contare e serve anche noi, perché poi quando torniamo alle nostre fabbriche, i nostri territori, ci sentiamo meno soli e siamo pronti a ricominciare con nuova linfa per una rinnovata partecipazione. Ecco dunque come un fatto reale muove la situazione più di quanto possono 100 discussioni costruite nel vuoto dell'autopreferenzialità. È il conflitto sociale che può fare la differenza. È la costruzione democratica della rappresentanza, sociale e politica, che può permettere a un progetto di avverarsi. È nel movimento reale che si può incarnare una speranza di successo. Non nell'invocazione di avventi di salvezza o nel policantesimo incapace di qualsiasi comunicato forte. Qualcosa di nuovo comincia a farsi strada. Ma la prova più dura deve ancora venire, perché l'obiettivo ormai perseguito alla luce del sole dei padroni è quello di demolire il contratto nazionale di lavoro. Se lo sfondamento riesce dal punto più alto, nel venire Confindustria entrerà lo statuto dei diritti dei lavoratori e precisamente la tutela dei lavoratori da licenziamenti illegittimi, nell'intento di chiudere la partita una volta per tutte. Se i metalmeccanici reggono e risalgono la corrente, si aprono tutti i giochi, per loro e per ognuno di noi. E tuttavia, se affermassi che di questo vi è un'autentica consapevolezza in CGIL, direi cosa non vera e contribuirei a autorizzare un ottimismo mal risposto. Che cosa succede nel corpo vivo dell'organizzazione e nelle altre federazioni di categoria? Ebbene, accade che un lasso di tempo brevissimo che colloca gli eventi in una sostanziale contemporaneità, quello che è ritenuto impraticabile per i metalmeccanici e unitariamente e convinzione sottoscritto da alcune categorie. La redistribuzione della produttività del lavoro non trova qui alcun accoglimento. Non è soltanto il salario, bensì la condizione del lavoro a essere diventata variabile indipendente dalle ragioni di competitività dell'impresa e di suoi imprescrittibili equilibri. Nel solco della flessibilità sono stati erosi consapevolmente prerogative e diritti individuali e collettivi che devono essere apparsi nei negoziati come un'eredità di un'epoca tramontata. Basti a questo proposito guardare cosa è successo nella mia categoria, la FITTEM, con il rinnovo del contratto chimico nazionale, del contratto chimico e della gomma plastica. Non si è trattato soltanto di debolezza sindacale, di rapporti di forza sfavorevoli, persì di un processo pervasivo di egemonia culturale che ha trascinato a valle come un fiume in piena storia, cultura, autonomia di un soggetto sociale che da protagonista si è fatto gregario e non è più riuscito a trovare, se non in episodici sussulti, una propria identità. Le ragioni di questo giudizio stanno in primo luogo nella questione democratica, che è drammaticamente aperta nel Paese. Oggi in Italia non siamo ancora al fascismo, ma vi è un regime autoritario che colloca i propri principi ispiratori fuori e contro la Costituzione repubblicana e perfino fuori dalla cultura liberale,
fuori dallo Stato di diritto. Si era mai saldato il conto, si era mai saldato il blocco sociale, si è costituita una corrotta rappresentanza politica che ha per pari cento Confindustria, sostenuta dalla pancia regredita, ignorante e aggressiva di questa società italiana. Attacco all'indipendenza della magistratura, costituzione dell'esercito professionale e degenerazione verso uno Stato di polizia. Sequestro monopolistico dell'informazione, come abbiamo sentito prima, che non ammette alcuna voce fuori dal coro. Scuola politica, confessionale, classista e pronta alla cultura d'impresa. Divisione dei sindacati, divisione dei sindacati e aggressione frontale alla conquista del lavoro, dallo statuto dei lavoratori allo stesso diritto di sciopero. Siamo dunque di fronte allo smantellamento, pietra su pietra, dell'intero edificio costituzionale. Vi sono due semplici verità in merito alla libertà di un popolo democratico. La prima verità è che la libertà di una democrazia non è salda se il popolo tollera la crescita di un potere privato al punto che esso diventa più forte dello stesso Stato democratico. La seconda verità è che la libertà di una democrazia non è salda se il suo sistema economico non fornisce occupazione, non produce e distribuisce beni in modo tale da sostenere un livello di vita accettabile. Oggi tutto questo è in discussione. Fa una discreta impressione che di tutto ciò sembra non rendersi conto CISL e UIL, le quali non avvertono alcun allarme e flettano con l'esecutivo nella speranza di lucrare sulle macerie del diritto al lavoro un'emifera rendita di posizione. Chi pensa a una rapida indolore ricucita coltiva l'utopia di una fantastica versione di lotta di CISL e UIL, oppure si propone a condurre verso altre spiagge anche la CGIL, una volta dato sfogo a qualche scuolibanda protestataria. Tutti i nodi non sciolti si presentano ora più stretti. La risposta alla politica economica sociale del governo, la questione del modello contrattuale, quella del salario, la lotta alla precariazione, i rapporti con Confindustria, la questione unitaria, strettamente legata a quella determinante della democrazia. È proprio questo filo da tirare per sciogliere la matassa. Non si caverà un ragno dal buco finché non sarà sconfitto un modello sindacale basato sulla sistematica ricerca di un rapporto privilegiato con le controparti, sull'unipotenza di avere il diritto di sottoscrivere accordi separati, disconoscendo la rappresentanza fondata sulla sovranità di tutti i lavoratori. L'idea stessa del sindacato si concretizza attraverso il suo modo di fare, contrattazione, e sul rapporto di rappresentanza che sa costruire con i lavoratori, attraverso l'esercizio della piena democrazia. Senza queste condizioni non c'è autonomia, ma autoreferenzialità burocratica, che regge finché la controparte ha interesse a tenerla in vita e farsene sponda. Da qui dovremo partire, per lanciare una grande battaglia di riaffermazione dei diritti, con parole chiare e una linea che dice che i diritti non si spalmano riducendo qualità e copertura, ma che i diritti si estendono a partire dall'articolo 18. Siamo di fronte a un attacco radicale e la nostra risposta deve essere altamente efficace. Dobbiamo mettere in campo iniziative di svolta, una piattaforma che unisca tutto il mondo del lavoro privato e pubblico, una piattaforma che rivendichi in primo luogo la difesa del contratto nazionale, la cancellazione delle leggi sulla precarizzazione del lavoro, un vasto piano di lavoro finanziato da grandi patrimoni, rendite e profitti. E su questo si deve procedere a uno sciopero generale, oggi non più rinviabile. Sarebbe dettare per il sindacato oggi una pura azione di rimessa, volta a evitare il peggio. Lo snodo è davvero decisivo, perché determinerà la piega degli sviluppi futuri, delineando, a seconda della strada intrapresa, scenari opposti. Guadagnare la consapevolezza di agire di conseguenza è il compito più urgente che ci attende. Non possiamo più essere disponibili a tollerare uno stato di discriminazione nei confronti dei più deboli o dei più ricattabili, supportato da azioni repressive di regime, come da tempo abbiamo segnali diffusi, non ultimo quanto accaduto a Brescia sabato scorso durante la manifestazione dei migranti. Alcuni di loro stanno ancora protestando, resistendo in condizioni difficili in cima alla dura cantiere della metropolitana. Un'azione forte, estrema e disperata, perché sia finalmente ascoltata la richiesta di uscire dalla clandestinità dei tanti migranti,
che da anni vivono e lavorano a Brescia senza aver commesso nessun reato. Sono i migranti la cui domanda di regolarizzazione presentata con la sanatoria 2009 è stata respinta per colpa delle truffe fatte ai loro danni dai datori di lavoro senza scrupoli e anche di fatto dal governo, che prima ha raccolto le domande che sono costate migliaia di euro a ciascun richiedente e poi hanno cambiato le condizioni necessarie per l'ottenimento del permesso di soggiorno. A loro la mia piena solidarietà e sostegno, chiedendo alla CGIL la partecipazione alla manifestazione di domani. Grazie. Ernesto Cadenelli, segretario generale dello SPI, si prepara per favore.